Al telefono con fanpage.it, Arnaldo Cestaro, l'uomo presente all'interno della scuola Diaz a Genova. Come ha reagito dopo aver, ieri, dopo che ha vinto il ricorso presentato alla Corte di Strasburgo? Ieri è stata una grande vittoria, ho fatto questa cosa alla Corte Europea, mi ha dato grande soddisfazione, però avevo quella stampa che dice che mi danno 45.000 euro per i danni che ho subito. A me i soldi non interessano, quello è un diritto che è acquisito, ma parlare di soldi mi fa vergogna. Io parlo dei diritti. Se ho vinto questa guerra, l'ho vinta perché ho fatto ricorso alla Corte Europea, ha capito che il danno morale e materiale è stato, e lo Stato deve dare al giudizio positivo perché venga emanata la legge contro la tortura. Alla Diaz è stato dichiarato che quindi che fu tortura, però i colpevoli resteranno impuniti. I colpevoli sono tutti assolti in questo paese qua. Bisogna riconquistare quello che abbiamo perso. Io a Genova sono andato partito dal mio paese con quattro corriere. Ho detto alla signora, quando sono arrivato lì, ho trovato una signora che mi indichi dove posso dormire, è stata gentile e mi ha portato vicino alla scuola. Alle 11:30 di notte, mentre ho trovato il posto da dormire, sento un trambusto, pensavo che fossero i break e block. Invece era la mia polizia, invece di difenderci, mi ha messo in condizioni. C'erano i ragazzi, quando sono entrati nella scuola, che hanno rotto il portone. Poi c'erano ragazzi che chiamavano la mamma in francese, tedesco, inglese, italiano. È stata una grande vergogna. A me mi hanno rotto un braccio, una gamba, 10 costole. Lo Stato ha perso nei confronti dell'Europa. Deve pagare i danni e riconquistare tutta quella fiducia che abbiamo perso verso l'Europa. Ringraziamo il signor Arnaldo per l'intervista e lo salutiamo. Grazie a lei, grazie, molto gentile.